Ma devo dire la verità, non sono per niente contento di farvi questo servizio, perché purtroppo veramente mi dispiace tanto dover comunicare che qua c'è il negozio degli amici Artemide e Marco, che sono i gestori di Autolettiamo, che sono sempre stati alla ricerca, si impegnano nel lavoro, cercano di far bello. Dalle riprese si vede che cercano di tenere tutti i particolari proprio in ordine e curati. E questa notte praticamente dei ladri organizzati, perché non è il solito furto di qualche minus abens che abbiamo qui a Chioggia, magari sono di Chioggia, ma è sicuramente una cosa organizzata, sono entrati per questo cantiere che è stato un disastro quando hanno buttato giù l'ex cordificio. È rimasto così tutto fermo perché, sapete, c'era l'abuso edilizio, tutto bloccato. Sono entrati dalla parte dell'ex centro sociale, hanno rotto un vetro, una parte, proprio un angolo morto dove in quel punto non riprendono le telecamere. Sono entrati, comunque ci sono le riprese, la signora Artemide ci ha raccontato tutto, e gli hanno portato via 200 giubbotti, tutti di marca, quelli di poco valore li hanno lasciati, hanno preso tutti quanti dei giubbotti di valore, e ci ha detto ha un danno di 50.000 euro, un danno di ben 50.000 euro, una cosa dell'altro mondo, perché la nostra città veramente ultimamente sta diventando veramente una specie di Vietnam dei negozianti. Già che abbiamo qui, non voglio neanche dire la parola giusta che ho in mente, questi qui che vanno nelle attività del centro storico a spaccare, a rompere. Qua il danno questa volta è ridottissimo perché è un vetro, però gli hanno fatto un danno veramente notevole. E parte della responsabilità è di questo cantiere che è rimasto lì, perché ovviamente quella parte lì possono entrare, perché altrimenti se non c'era quella situazione erano molto più visibili ed era molto più difficile. Invece in questo caso sono arrivati quasi a colpo sicuro. Ci sono altri particolari che ci ha detto la signora, ma non li diciamo perché pensiamo che sia opportuno non dirle, perché ci sono appunto le indagini. È venuta la scientifica, ha fatto le varie prestazioni e niente, per il momento è tutto. Non possiamo altro che dire che ci dispiace tanto, perché veramente ci dispiace un po' per tutti, ma in particolare per questa coppia che è da anni a Chioggia, che ha questa attività, che la fa in maniera così proprio professionale, così diciamo con cura, di particolare, di tutto quanto. Trovarsi in una situazione così veramente dispiace moltissimo, veramente non c'è altro da dire. A novità dolce e salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia, il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli, dalle mille varianti di bossolà al casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi.